i convenevoli di rito, che poi non sono convenevoli, ma sono sempre saluti molto appassionati. Certo, buonasera a tutti e benvenuti nelle nostre terme. Sì. Questa oramai è un'occasione che sta diventando storica. Sì. Siete di casa, bravissimi, effettivamente voglio ringraziare tutto lo staff che si prodiga in maniera tutto volontariato, quindi veramente sì. Encomiabile, è un esempio. Questo lo possiamo dire, facciamo tutto senza fondi pubblici. Senza fondi pubblici, quindi questo è un grande merito di questa associazione e per questo siamo ben felici di ospitarli, quindi questa in qualche modo è anche casa loro. In più è anche in qualche modo casa dei Lametini, non sempre se ne ricordano, ma è anche questo. Noi ci sentiamo a casa ogni volta. Noi ci sentiamo a casa perché ci date la facoltà veramente di muoverci come vogliamo e veramente stiamo bene, anche quando veniamo a fare le prove, e diventa veramente un momento di incontro molto importante per noi. Cosa dire, è stata un'accoglienza calda questa volta, molto calorosa per gli ospiti, siamo ben felici di avere qui anche le presenze del dottore, della sua famiglia e degli altri ospiti, non voglio... Spero di non dimenticare nessuno. Li presentiamo adesso man mano. Indubbiamente. Con un ringraziamento anche per quello che hanno fatto. Abbiamo tutti negli occhi l'immagine di quella brutta visione in televisione. Ma certo. Andiamo avanti. Speriamo che questa pandemia possa realmente finire con i vaccini e che possa ridare a tutti un attimo di serenità e di poter riprendere con una nuova cognizione della vita il cammino che purtroppo in qualche modo si è interrotto. Qui facciamo anche delle cure che sono anche utili per chi vuole, ecco, difendersi, diciamolo, in qualche modo, mettiamo un po' di pubblicità nella cosa, ma è vero perché si stanno facendo degli studi e le ventilazioni polmonari assieme alle cure per l'apparato respiratorio aiutano anche per chi ha avuto il Covid. Questo non è anche un'informazione, diciamo, per chi ancora estremamente utile, certo. Detto questo, auguro una buona serata a tutti. Noi ci rivediamo fra poco perché poi lei dovrà premiare, quindi va bene, allora mi tengo la giacca. Più tardi. Sì. Grazie. Grazie. Allora, ecco, il dottor Cataldi ha anticipato brevemente quello che sarà l'inizio di questa serata, perché sarà l'omaggio a Bergamo, città simbolo della pandemia. Maestro, possiamo partire? Francesco Sinopoli e Francesco De Biase. Rinascerò, rinascerai. Thank you.
E chi se le dimentica queste immagini? Sono troppo forti. Bergamo veramente ha pagato un caro prezzo. Stasera ne parliamo con Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, che prego di salire qui sul palco. E vorrei sul palco anche il dottor Ettore Greco, oncologo dell'ospedale di Lamezia. Prego, prego. Accomodatevi, grazie. Maestro, dobbiamo fare un collegamento? Prego, dottore. Mi sembra che ci sia un collegamento. Ce l'abbiamo? Regia, datemi... Abbiamo un collegamento Skype, indovinate un po' con chi. Non so se riusciamo a vederlo anche in video o lo sentiremo solo in voce. Dovrebbe collegarsi con noi Robby Facchinetti, che ha scritto Rinascerò, rinascerai, insieme a Stefano D'Orazio. Sono due dei mitici Pooh. Chi non ha cantato una canzone dei Pooh nella sua vita? E questa è la canzone delle canzoni. Non so se dottor Marinoni lei è d'accordo. Rinascerò, rinascerai è stato un tributo grandissimo che Robby Facchinetti ha dato alla sua città. Ci siamo? Oppure andiamo avanti col talk? Ditemi. Qualche secondo? Ah, ecco, in attesa che Robby, allora, Robby sta per collegarsi, appena siamo pronti mi fate cenno. Dottor Marinoni, benvenuto fra noi, salutiamo anche la sua gentile signora, siete ospiti dell'associazione, siete ospiti di questa città, e volevamo proprio farlo, questo tributo, questo omaggio, perché le distanze si possono accorciare con la solidarietà. Io sono commosso di questo invito, significa che comunque vi ricordate le immagini che abbiamo visto scorrere prima, sono delle immagini che purtroppo si stanno dimenticando. Sembra assurdo dirlo, ma è così, in alcune situazioni si dimenticano anche da noi. Sembra quasi di aver vissuto un incubo. Più che un qualche cosa di reale. Ecco, non dobbiamo dimenticarci, dobbiamo ricordarci di quello che è successo, ma non tanto per il lutto, quanto per imparare, perché questa cosa non deve accadere mai più. Le pandemie ci saranno ancora, ma dobbiamo farci trovare preparati e non dobbiamo ripetere per quanto possibile quello che è successo a Bergamo. Io penso che sia servito anche a voi. Nella prima ondata noi abbiamo avuto questa ventata di morte, voi l'avete vista magari un po' da lontano e forse avete anche capito anche in modo così diretto come poterla evitare, e ci siete in buona parte riusciti, per fortuna. Dottore Greco, oncologo da sempre, conosciutissimo nella nostra città, eppure c'è qualcuno che dice che quelle immagini non sono vere. Beh, che erano dei fotomontaggi o che comunque quelli non erano morti per Covid. Lasciamo perdere, perché io seduto lì appena ho visto quelle immagini che scorrevano mi si è accapponata la pelle, quindi non credo. Eppure voglio dire, noi siamo abituati a certe immagini forti, no? Chi come noi esercita questa professione è abituato, però quelle sono delle immagini che credo ogni volta che vengono riproposte tracciano dei ricordi che non possono essere cancellati, sono dei ricordi indelebili, e quindi come diceva giustamente Guido, credo che queste immagini poi debbano servire per evitare che si possa ricadere in situazioni del genere. E quindi ecco, ritengo che le vaccinazioni siano l'unico rimedio per evitare che si possa arrivare a quegli estremi. A quei livelli. Quindi il senso di responsabilità, il senso civico non deve ancora mancare, perché
forse ci siamo. No, 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 ma io lo dico, deve essere non soltanto un'azione propagandistica quella di parlare a favore delle vaccinazioni, ma se noi pensiamo quello che è successo, l'impatto con il quale si sono trovati i colleghi di Bergamo e non solo, perché al nord diciamo che hanno vissuto in maniera molto più drammatica, molto più diretta di quanto non l'abbiamo vissuta noi qui al sud. E quindi questo deve servire da insegnamento per tutti. Non bisogna fare della stupida pubblicità e non bisogna essere contrari a quello che può servire a salvaguardare la salute pubblica, la salute di assolutamente. Questo senso di responsabilità. Ditemi se abbiamo il collegamento. Non c'è, per il momento non c'è. 5 minuti. Bene, allora io farei salire sul palco Suor Caterina Dolci, che lei ha conosciuto poco fa, che è una religiosa bergamasca che compie la sua attività di religiosa qui sulla sul nostro territorio. Benvenuta Suor Caterina. Io vorrei a questo punto far salire anche il presidente Pino Morabito, perché fra poco consegneremo una targa al dottor Marinoni. Un attimo, dottore Greco, mi scusi, le prendo un attimo, le rubo un attimo il microfono. Suor Caterina, che effetto le ha fatto rivedere quelle immagini? Molto commovente, tra l'altro proprio nel periodo più brutto, diciamo, nei 3 mesi, all'inizio del 2000, io ero proprio a Bergamo, ero salita per un incontro, dovevo restare qualche giorno e sono rimasta bloccata per 3 mesi, quindi sono dovuta. E abitavo in una comunità delle nostre suore vicino all'ospedale e si sentivano sirene giorno e notte, ambulanze, elicotteri. Scenari da guerra. Scenari da guerra, sembrava proprio una guerra. E poi terribile. Tante persone. Assolutamente terribile. È stato veramente. Allora, questa di stasera vuole essere un messaggio di speranza, naturalmente, non vogliamo essere retorici, ne abbiamo bisogno, penso, no? Penso di sì, penso, però forse che dobbiamo ricordarci anche dei numeri di quello che è successo. Bergamo ha circa 1 milione di abitanti, la provincia, ci sono stati in 2 mesi 6.000 morti, ci sono stati in quei 2 mesi lì 1.200 morti nelle case di riposo, ci sono stati 31 medici morti, 10 medici di medicina generale morti sul campo perché andavano a visitare senza protezioni individuali, completamente senza, non si potevano comprare a nessun prezzo. Io vivevo l'esperienza quotidiana all'ordine di gente che offriva centinaia di migliaia di euro perché io comprassi le protezioni individuali. Io dicevo sì, ma volete darmeli, datemeli, ma ditemi prima, perché le pago anch'io, ditemi dove li posso andare a prendere, perché era impossibile. In ospedale c'erano questi turni massacranti. Siete stati in guerra senza armi. Ma nel D-Day sono morte 1.200 persone. Nei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale a Milano sono morte in 5 anni 2.000 persone. Qui ne sono morti 6.000 in 2 mesi. Si è persa una generazione, la generazione dei nostri padri e parte la mia, della mia. Certo, questo è stato veramente un tributo altissimo. Chiudiamo questo momento con una nota di colore. Questa 2 giorni in Calabria com'è stata? Bellissima. La Calabria è un posto meraviglioso, la Mezia lo è, c'è un mare meraviglioso, stamattina ci sono andato, ho mangiato benissimo, che altro devo dire? Grazie. Grazie, tornate grazie quando volete, grazie. Sarete sempre i nostri ospiti. Anche c'è voi, il collegamento. Dottor Marinoni, c'è il collegamento. Maestro Facchinetti, buonasera. Ci sente? Buonasera. Buonasera a voi. Allora, buonasera a tutti. Per lei l'applauso delle Terme Caronte, la Mezzia Terme. Siamo all'ottava edizione di Liriche e Note sotto le Stelle e stasera noi vogliamo omaggiare Bergamo. Abbiamo iniziato proprio la serata con Rinascerò, rinascerai. Quindi grazie a lei, maestro, che ha scritto questa meravigliosa canzone. E mi permetta, grazie anche a Stefano D'Orazio. Beh, questo è un brano che ha un'anima veramente speciale, molto speciale. È stato composto in un momento, forse fra i momenti più dolorosi, anzi sicuramente il momento più doloroso per quanto riguarda la nostra città, Bergamo,
io vi ringrazio che dedicate questa serata alla nostra città. Vorrei salutare il dottor Mazzolini, vorrei salutare anche l'amico Francesco che mi ha chiamato e mi ha voluto e anche attraverso questo collegamento ha voluto così ospitarmi. E parlando di questo brano, devo dire che è una vita molto particolare, come dicevo appunto prima, è nato di conseguenza a questo momento direi dolorosissimo della mia città, quando vidi, come abbiamo visto tutti, i famosi carri che portavano via la nostra gente, io ho chiesto aiuto alla musica, perché la musica mi ha sempre aiutato, soprattutto in momenti difficili, come era appunto quello. Ero a casa mia, perché eravamo tutti barricati in casa in quel periodo, e andai nel mio studio, perché volevo ascoltare musica. Mi misi al pianoforte, perché appunto volevo anche suonare, e inaspettatamente è arrivata questa melodia che capì subito che aveva, come dicevo prima, un'anima molto 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 speciale. Chiamai il mio ormai ex collega Stefano Dorazio, che con tanta generosità e entusiasmo si è messo subito, gli ho fatto ascoltare la musica. Gli ho detto: guarda, questo è un brano che vorrei dedicare alla mia città, vorrei che tutti i proventi che potranno nascere di conseguenza allo sfruttamento di questo brano, vorrei che venissero versati al nostro ospedale Giovanni XXIII, che anche in quel momento era in completa emergenza. E lui scrisse questo testo dopo, credo, non meno di 3 ore. Lo incidemmo, questo brano, in 5 giorni, facemmo anche quel meraviglioso video con i medici dell'ospedale, con gli infermieri, tutti gli operatori che si sono in pochi secondi hanno fatto questa meravigliosa fotografia con scritto "Rinascerò, rinascerai". Abbiamo messo in rete il brano, e questo brano, come dicevo e ripeto, che ha quest'anima particolare, è arrivato veramente in ogni angolo del mondo, adesso sta raggiungendo 30 milioni di visualizzazioni, e anche questa mattina mi è arrivata un'altra versione, perché di versioni ne hanno fatte oltre 20 di lingue anche più strane, una versione pensata in vietnamita. Questo vi fa capire la potenza della musica, che cosa può fare. Dire che è stato un grande successo è poco, veramente, ha avuto veramente un eco eclatante, e questo è merito suo e merito di Stefano. Maestro, la saluta il dottor Marinoni, che è il presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, che è il nostro ospite insieme alla sua signora. Li voglio abbracciare tutti. Grazie. Perché sono dei medici realmente molto molto speciali. Grazie. Molto speciali, e rimarranno sempre molto speciali. Maestro Facchinetti. Perché quello che hanno vissuto loro e l'esperienza che hanno potuto vivere, dolorosissima, anche per tutti i bergamaschi che abbiamo perso, migliaia, veramente migliaia di persone, e loro erano in prima linea dal primo giorno, dal primo minuto, e hanno perso anche la vita, e questo devo dire che rimarrà nella storia dell'uomo, quello che hanno fatto loro, e li voglio ringraziare ancora tantissimo per quello noi. Che hanno fatto. Ringraziamo anche noi. Maestro Facchinetti, di Bergamo, città simbolo della pandemia, cos'è rimasto? Grazie. Della Bergamo bella, di prima della pandemia, il fascino di Bergamo ancora qual è? No,
Non ho capito la domanda. Bergamo ha vissuto un'esperienza, lo abbiamo detto, certo, terribile. Sì. Ma ha mantenuto il suo fascino, la sua città, lei la ritrova oggi? Guarda, dunque, diciamo che i bergamaschi, io ho notato, sto notando, che questa cosa se la porteranno dentro per tutta la vita, perché quello che abbiamo vissuto è stato talmente doloroso, talmente pesante, talmente duro, che è impossibile veramente dimenticare quello che è accaduto nella mia città. Però è altresì vero che ora Bergamo ha voglia di, dato che è stata la prima a essere colpita così pesantemente, c'è questa grande volontà di essere la prima città che dia dei segnali veri di rinascita. E questo nel cuore dei bergamaschi e anche nel carattere di noi bergamaschi si avverte molto 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 forte, e questo devo dire che gli fa onore, e faranno di tutto perché ciò possa avvenire, e ce lo auguriamo veramente di vero cuore, perché ce lo meritiamo. Grazie, buon lavoro maestro. Grazie, buona serata. Grazie a voi. Di essere stato con vi noi. Abbraccio tutti, vi abbraccio ancora tutti. Un applauso a Robby Facchinetti, è stata una bellissima sorpresa. Dottor Marinoni, adesso per lei un omaggio della nostra associazione, consegnano la targa Suor Caterina Dolci e il presidente Morabito a Bergamo, che ha dato un grande tributo, ma che rimane una grande città italiana. Grazie all'Ordine dei Medici. C'è anche un presente per la signora e un gioiello creato dall'orafo Eugenio Rocca. Prego, un omaggio anche per lei e il nostro orafo che ha realizzato anche il premio che vedremo fra poco, la rosa nel bicchiere, per la signora Marinoni, un gioiello della nostra antica tradizione magno-greca. Grazie a voi di essere stati grazie con noi, tornate quando grazie volete, sarete i nostri ospiti. E vacciniamoci tutti. Allora, il dottore Greco e il presidente Morabito restano sul palco, io chiamerei il colonnello Michele Di Nunno insieme alle splendide Claudia e Valentina. Io sono felicissima di avere qui le due splendide ragazze Di Nunno. Facciamo un applauso, perché adesso è il momento di una targa speciale, è il primo anno che abbiamo ideato questa targa. Buonasera colonnello, buonasera ragazze, grazie di essere qui. Noi qualche mese fa abbiamo ricordato Rosanna Cataudo, una splendida professionista lametina che purtroppo ci ha lasciato troppo presto. E allora abbiamo deciso che da quest'anno ci sarà una targa speciale dedicata a Rosanna, avvocato, madre, moglie, donna straordinaria, chi l'ha conosciuta lo sa. Michele era suo marito, è suo marito, Claudio e Valentina sono le sue ragazze, che stasera premiano Ettore Greco, perché Ettore Greco, lo abbiamo detto, ha fatto l'oncologo tutta la vita, ha curato in corsia i malati che lottano per salvarsi, e chi ha conosciuto l'esperienza del cancro sa bene che è un'esperienza destabilizzante, che ti toglie il fiato, la terra sotto i piedi, non sai se vivrai, quanto vivrai, non sa come sarà domani. Allora in questo tunnel in cui la vita ti porta, hai bisogno di avere un medico che non solo sa curarti, ma che sa curare la tua anima, che sa capirti, che ti tira fuori un sorriso, che ti sa dire una parola così per distrarti, che ti sa raccontare una barzelletta, che ti parla in dialetto come fa Ettore, che è straordinario col suo accento. E allora noi questa targa, questa sera, la diamo ad Ettore, perché lo abbiamo conosciuto in corsia, lo abbiamo conosciuto come splendido professionista, straordinario professionista e come persona di grande umanità. Dottor Di Nunno, io vorrei che lei spendesse una parola. Buonasera. Indubbiamente non è semplice dire qualsiasi, diciamo, parola in questo momento, perché comunque
il dolore che ha diciamo inondato purtroppo la mia famiglia per quello che è successo è ancora molto presente, però penso che in questa serata debba prevalere, come per la vicenda Covid, con gentile dottore Marinoni e signora, quella rinascita di Bergamo, quell'andare avanti. È un po' quello che ci siamo imposti in famiglia, quindi cerchiamo di rendere, diciamo, le giornate non nere, cerchiamo di dargli molto colore. Diciamo che oggi noi il premio lo diamo a zio Ettore, perché il dottore Ettore Greco a casa mia è zio Ettore, le mie figlie sono cresciute con zio Ettore, e quindi credo che dei tanti premi che sicuramente ha ricevuto nella sua brillante carriera, di tutte le manifestazioni di affetto che avrà potuto, che ha ricevuto sicuramente, visto che da poco tutto sommato è andato nella, diciamo così, nella meritata pensione, credo che stasera gli faccia molto piacere ricevere questo premio, non certo perché glielo diamo noi, anzi anche perché glielo diamo noi, se mi posso permettere, però credo che sia un premio che gli viene dato, diciamo, dal cuore, no? Dal cuore della gente che a Lamezia lo conosce, lo apprezza, perché insomma chi si è speso ogni giorno, e non solo ogni giorno, ogni notte, ogni festivo, e ne sono testimone, per i suoi malati, per i suoi pazienti, credo che insomma, ecco, sia giusto che riceva un premio che è dato, diciamo, col cuore, un premio dato veramente per questa attività così importante che ha svolto e che sicuramente ha accompagnato tanti pazienti, chi ha avuto, diciamo, un destino più felice, chi purtroppo anche meno, però sicuramente, come diceva la dottoressa prima, avere a fianco una persona che con la battuta, con lo scherzo, con a volte devo dire anche con frasi impensabili in determinati momenti, però rivedo in lui un po' quel genio, no? Il genio che nel momento giusto la punizione del grande calciatore, o non so, il dipinto particolare, a volte anche la frase ad effetto di fronte a un paziente che ha deciso di mollare tutto, e magari la chiacchierata col dottore Greco improvvisamente, miracolosamente, permetteva a quel malato di riacquistare la voglia di combattere, che è un po', penso, l'essenza della vita. Per questo sono molto contento di essere qui anche a nome, diciamo, delle mie, sì, figlie, che noi sono le ringraziamo un po' timide, particolarmente, e della splendide mia famiglia tutta, e quindi allora Claudio, grazie. E Valentina consegnano la targa a zio Ettore. Grazie ad Ettore Greco per i suoi 40 anni di vita in corsia. Grazie colonnello Di Nunno, grazie alle ragazze. Adesso facciamo un break musicale, il maestro Sinopoli dovrebbe ritornare in postazione. Grazie dottore. Una parola? Sì. Sì. Ettore, non ti emozionare. No, la parola, perché Michele ha detto delle cose che mi hanno toccato. In effetti Rosanna per me non era una paziente come gli altri, era una persona che io conoscevo da tantissimi anni, quindi spesso noi dobbiamo anche curare i familiari o le persone che ti sono amiche, e questo è un compito che aumenta le difficoltà, perché quando si è colpiti negli affetti ancora di più, certo, diventa difficile, e ancora di più quello che diceva Michele deve essere applicato, perché ecco, bisogna poi usare il linguaggio, non solo il linguaggio della parola, ma anche quello del corpo, così come se fosse una situazione, esatto, di normalità. Quindi io ritengo che questo poi sia il segreto per far sì che a una persona ammalata si renda la vita meno difficile, quando il destino, come giustamente diceva lui, ti fa trovare in un tunnel che non pensavi di dover attraversare. Sì. Grazie ancora ad Ettore Greco. Grazie. Io prendo i microfoni. In postazione ci sono Francesco Sinopoli, al violino Ivan Mancini, e poi abbiamo
il maestro Flavio Nicotera al clarinetto. Thank you.
Grazie a Francesco Sinopoli, Flavio Nicotera e Ivan Mancini, che riascolteremo fra poco. Grazie. Chiedo alla regia di cambiare foto. Stavolta tocca a un signore con gli occhiali, col cappello, che credo sia una grande emozione rivedere e di cui parleremo questa sera. Eccolo qui, Don Saverio Gatti. Allora, chiamerei sul palco l'avvocato Mario De Grazia e Don Vittorio Dattilo, perché intanto hanno proprio questa traccia, e proprio tante attestazioni di stima, sì. E soprattutto, come dire, di consegna di uno stile di vita. Tante persone che hanno detto: questo l'ho imparato da Don Saverio. Quindi questa è una cosa veramente straordinaria, certo. Per cui è chiaro che non si può dimenticare una persona che ha lasciato questa traccia così profonda, così profonda. Sì, sì, sì. Certo. Eccellenza, speriamo davvero che questo sia l'inizio per riavviare un percorso e per far conoscere soprattutto ai ragazzi di oggi chi è stato Don Saverio. Che ha educato non solo i giovani cattolici, ma che è stato un faro, un punto di riferimento anche per i non credenti. Adesso ne parleremo con i nostri ospiti. E a lei il saluto, eccellenza. Ma il saluto per me è, come dire, ecco, è intanto un debito. Il debito che ho nei confronti dell'associazione che si distingue per queste iniziative che sono sempre pertinenti e che mettono in luce queste belle figure della nostra terra, per dire che la nostra terra è fatta di tante risorse, non solo le risorse esterne, esteriori, come dire, le tradizioni, il territorio, ma le risorse umane, certo. Cioè le persone che bisogna sempre più valorizzare. E quindi il saluto è questo, cioè questa ricchezza che sta nei volti, nelle persone, ecco, mettiamola in circolo, ecco, facciamo sempre più comunità e mettiamoci tutti insieme, proprio come dice Papa Francesco, ecco, diamoci la mano, perché insieme, camminando insieme, possiamo dare un contributo molto importante, significativo proprio alla nostra terra. Ecco, il lametino deve risplendere sempre di più. Certo, grazie. Un saluto alla sua mamma e alla sua famiglia e grazie, si goda grazie. Un po' di vacanza, si riposi e torni presto però. Grazie. Grazie, ancora un applauso per lei. Buona serata. Grazie. Grazie. Avvocato De Grazia, e da dove cominciare? È stata un'esperienza per voi giovani di qualche anno fa? Così pregnante, così travolgente, che non è facile, no, tirare le fila. Io voglio ringraziare i figli spirituali di Don Saverio che sono qui presenti stasera. E è un'emozione, perché ricordiamo un pezzo di storia della città, ma non solo della comunità ecclesiale, dell'intelligenza di questa città che si è cresciuta con lui, perché era un punto di riferimento anche per i laici, anche per i non credenti. Mario De Grazia, io posso il telefono un attimo. Io penso che l'associazione che ci ospita questa sera ha pensato di premiare, in fondo fino adesso così è stato e sarà forse anche dopo certamente, delle persone che hanno dato un servizio alla collettività. La memoria forse di Don Saverio, il ricordo di un sacerdote, ma anche e soprattutto un uomo, un cristiano che si è dato al servizio di questo territorio,
ci sta bene nell'insieme. E allora il ricordo di Don Saverio Gatti, che voglio sottolineare, era un uomo di servizio, anche un uomo di chiesa, nel periodo che va dal dopoguerra fino al 1983, data della sua morte. Ma in quei 30 anni, molti di voi, gli amici che hanno più di 50 anni, lo ricorderanno senz'altro. E quelli che ne hanno di meno, e ai giovani, forse ne hanno sentito parlare. Ma era veramente un uomo attento ai problemi del territorio ed era certamente un uomo di chiesa, ma amava fortemente la chiesa, ma guardava oltre e cominciava a vivere in quei periodi preconciliari e anche durante il concilio avvertiva e viveva la fede cristiana non come una scelta ideologica, come una appartenenza che offriva sicurezza, ma come il bisogno di vivere una profezia di annuncio in mezzo alla gente, tra i problemi della gente. Ed era molto attento ai giovani, esatto. Molto attento ai giovani, nella scuola, tant'è che per dare un segno concreto di vicinanza e di sfogo anche alle esigenze giovanili del tempo, mi riferisco agli anni, fine anni 50, 60, gli anni 70, no? Tutte le iniziative che intraprese, fondò il movimento scout a Lamezia, l'Azione Cattolica, il movimento degli studenti, la Domus Betania, che è quella piramide che ad Acquavona sta a simboleggiare anche una presenza concreta, diversa sul territorio, di servizio sul territorio. E in questo senso allora c'entra bene nelle iniziative che avete portato voi avanti. E per questa sua attività pagava anche dei prezzi, perché non era un po'... Quando si è pionieri si pagano sempre ben i prezzi. Voluto anche nella stessa chiesa del tempo. Chi rompe gli schemi... Anche nel potere costituito nella città. Vedevano in Don Saverio qualcuno che rompeva ma questo i che meccanismi, vuole fare, ma dove vuole andare? No? Viveva classico. La profezia in questo senso per un riscatto anche etico-morale di questa terra. E in questo senso, allora poi, se c'è tempo, brevemente, io non vorrò più parlare, ma vorrò leggere una paginetta di un suo invito ai giovani ad essere sempre, a restare giovani per essere... come punto di riferimento e di impegno reale. La leggiamo fra poco. Intanto do la parola a Don Vittorio, che stamattina mi ha detto: ma cosa mi chiederai? Ma io mi emoziono. Dice: ma io cosa devo dire? Dico: non c'è bisogno di prepararsi, perché chi l'ha vissuta questa esperienza ce l'ha ancora, la porta dentro. Don Vittorio, ve lo ricordate quando avete conosciuto per la prima volta Don Saverio? Ho conosciuto quando ero ragazzo, perché c'è 20 anni di differenza tra me e lui, però lui ha iniziato la sua attività di sacerdote in cattedrale, nella quale era nato nel territorio dove abitava. Io ero pure della cattedrale, quindi frequentavo la chiesa, l'associazione dei fanciulli di Azione Cattolica, gli aspiranti, e quindi lo conosco dal 50, dal 51, forse anche prima. Un prete moderno, abbiamo detto, un prete che guardava oltre, e da quello che diceva Mario De Grazia, no? Sembra proprio il pensiero, l'azione pastorale dei papi moderni, di Giovanni Paolo II, di Papa Francesco, è stato un precursore. Ma ad un sacerdote giovane che iniziava in quel momento, in quegli anni, ecco, qual è stato il marchio, l'imprinting che ha dato Don Saverio? Cosa ha insegnato a chi voleva fare il ministro di Dio? Ma io penso che
l'essenza di Don Saverio in un periodo in cui ancora per la maggior parte dei casi il prete era uno del rito, cioè uno che benediceva le case, che celebrava i funerali, e su questo ci sarebbero cose da dire a lungo. Io ho scritto, perché quando mi hai invitato per questa serata pensavo di dover un po' approfondire le cose, ho scritto una relazione che stasera magari avrei voluto leggere. Io ho detto al Vescovo che potremmo organizzare un altro momento dedicato solo a Don Saverio, questo lo potremmo fare perché da qui inizia il percorso. E allora, diciamo così, il punto centrale di Don Saverio che ha comunicato a me è stato questo. Il Vangelo interessa la vita delle persone, la migliora, la qualifica. Quindi c'era uno sposalizio in lui tra il mistero di Dio e il mistero dell'uomo, per cui si interessava a tutto della realtà umana. Non so, per i ragazzi si interessava del gioco, ai suoi tempi animava il centro sportivo italiano con l'ispettore che era anche Nino Rettura, e quindi a livello calabrese il Centro Sportivo Italiano, che è un'organizzazione cattolica di sport, teneva il campo, perché nemmeno la FIGC, per dire, la Federazione Italiana Gioco Calcio a livello giovanile, non esisteva in quel periodo. Siamo i tempi in cui, diciamo così, ci si riprendeva un po' dalla guerra. Se si interessava alla tua salute, si interessava ai tuoi studi, e quindi la sua persona ti interpellava, cioè chi sono io e cosa mi può suggerire. Era una presenza di Dio in mezzo ai giovani, in mezzo alla gente, il lavoro, la politica. Cioè, perché lo ascoltavano anche i non credenti? Perché? Lo ascoltavano anche i non credenti, è stata una figura guida, è stato comunque un interlocutore dialettico anche per chi non aveva e fede. E perché, come diceva prima l'Avvocato De Grazia, partendo da quanto ho detto, che per lui Vangelo e vita erano una cosa sola, non era nemmeno l'uomo dei principi. C'è una deriva ideologica per cui certe volte la Chiesa, i preti, sono coloro che dicono i principi, poi magari molti nemmeno li osservano. Il Vangelo non è solo principi, perché è testimonianza. Deve fare i conti anche con la storia, con la vita, con il tempo, che sono anch'essi elementi di rivelazione da parte di Dio. E quindi aveva queste aperture, aveva queste, cioè, non chiudeva il discorso né nei principi né nella semplice morale, perché il cristianesimo non è fondamentalmente una morale, e su questo potremo ragionare, dissertare tanto, per giorni, non per ore, eventualmente studiare un po' la cosa. Avvocato De Grazia, prego. L'impegno con i giovani lo portava naturalmente ad avere l'immagine di contestare il potere del tempo, la situazione, la realtà, come si costruiva la società del tempo. E allora lo accusavano, chiamando noi giovani, lo eravamo veramente, allora, però ci classificavano, e questi sono i giovani di Don Saverio. I giovani di Don Saverio, quindi lasciateli stare, sono gente che vuole continuamente mettersi contro. E allora disse in una specie di orazione che fu trascritta da un giornale locale, che io ho ripreso in un libro che ho scritto su di lui anche, vorrei che fossimo degni di un appellativo diventato abituale sulla bocca di tutti. Voi siete i giovani. Per molti l'età della giovinezza è già passata, la maturità, la ricchezza delle riflessioni, la completezza di una formazione culturale, umana e cristiana ne rendono testimonianza. Ma
rimarrete sempre i giovani. Vi assicuro, è diventato un titolo di onore. Chi è giovane detesta il compromesso che sa di viltà, di conservatorismo, di ripiegamento. Chi è giovane ama lottare senza tregua per il conseguimento sociale della giustizia, anche se deve pagare di persona, sopportando le basse accuse, perdendo posti di responsabilità, accettando l'ostracismo sociale e politico. Il giovane ama essere onorato dai poveri, dai deboli, dai piccoli, da coloro da cui non può ricevere se non sorrisi e gratitudine, perché in loro è il volto di Dio. I cosiddetti maturi sono uomini pacifici che hanno raggiunto la loro finalità, che stanno bene perché rispettati e temuti da tutti, che sanno fare il loro interesse e lo difendono ad ogni costo. Nel loro interesse personale identificano l'interesse della società, condannano con disprezzo l'avventatezza, la spudoratezza della gioventù. Amici, desidero che conserviate l'appellativo nella sua sostanza. Vivetelo nella sua essenza. Camminate nel tempo, ma fate un pezzo della storia umana vivendo e credendo con entusiasmo giovanile. Per riuscire, dovete approfondire la conoscenza del messaggio di Gesù, il quale è venuto a portare la guerra all'acquiescenza, al conservatorismo. Non cadete nel peccato di rassegnazione e con il Signore sappiate coraggiosamente perdere perché inizi il sorgere di una comunità più giusta e più viva nella carità. Siate giovani sereni nel giudizio per dare a ciascuno ciò che spetta senza recriminazioni, per portare intatto il messaggio di Gesù che nella fatica amara di ogni giorno, nella lotta dura dei rapporti umani avete scoperto. Allora ogni meta da voi raggiunta non sarà a riposo, ma nella visione di nuovi orizzonti, tormento per raggiungere insieme nuove mete nel Signore. Mi pare che migliore lezione di questa, ricordo, segnamento di Don Saverio, che spronava i giovani del tempo ad impegnarsi nella realtà sociale, non ci possa essere. Don Pinangotti, grazie. Vicario generale, io lo chiamo sul palco perché vorrei anche, prego, un applauso a Don Pino, il nostro vicario. Intanto sì, prego. Mi corre il dovere, a nome della Betania, della GESCI, cioè degli scout, del MASCI, di ringraziare l'associazione e applaudo a questa iniziativa nei confronti di Don Questo Saverio. È solo l'inizio, perché poi abbiamo intenzione di fare altre cose. Questo volevo dire. Grazie Don Vittorio. Don Pino, quanta emozione in queste parole, in questi ricordi. Intanto buonasera. Tanta. Io non l'ho conosciuto granché in verità, perché ero già nato. No, ero già nato. Ero adolescente quando poi è morto, ma anche se in quel periodo, diciamo, la mia esperienza era più con l'Azione Cattolica, per cui però lo conoscevo. Con qualche Eravamo volta ragazzi ci sono... quando se n'è andato. Sì. Ecco, veramente... 16 anni, 17. Io ringrazio pure le cose importanti, ce l'ha dette prima il Vescovo, quindi non aggiungo nulla. Io però sento di fare una cosa come prete, no? Questa sera dirvi grazie come associazione, non solo per Don Saverio, ma vorrei dirvelo a nome anche di tutto il presbiterio della diocesi, no? Perché quando si sente parlare bene di un prete, e comunque, grazie Don Vittorio, comunque ci sentiamo bene tutti quanti, no? Perché noi preti poi, per quanto possiamo essere scassati, peccatori, fragili, però, come dire, siamo persone dentro le quali un mistero si manifesta e tutto quello che ognuno di noi fa a titolo personale lo fa sempre in nome di tutti i suoi confratelli. Per cui è una cosa davvero bella, noi ci sentiamo orgogliosi di essere fratelli di Don Saverio, ringraziamo Dio perché ce l'ha donato, guardiamo a lui come guardiamo, grazie a Dio, a tanti altri, non lo dico per retorica, ma Don Vittorio è uno di questi, almeno per quello che mi riguarda,
credo che anche Don Pasquale sia di questa opinione. Sì, salutiamo Don Pasquale Di Cello che ciao è qui. Don Pasquale. E quindi davvero grazie, grazie perché sono momenti in cui davvero al di là dell'uomo si celebra il prete, perché non c'è mai divisione tra l'uomo e il prete, quell'uomo è prete, non fa prete, è prete. Don Saverio è uno di quelli, e per questo gli siamo grati, che ci ha creduto, l'ha vissuto fino in fondo e l'ha testimoniato. Giusto, Don Vittorio? Grazie. Allora, un attimo. Riceve l'applauso di Don Vittorio, è un onore, ve lo dico. Eh sì, è un onore averlo non è qui. Uno prodigo. Allora, Pietro Mendicino e Pino Morabito consegnano una targa a Don Pino Angotti che non vuole essere un premio, un riconoscimento, vuole essere un segno, un testimone, perché la ricchezza e il tesoro che loro hanno vissuto e conosciuto diventi testimonianza per le giovani grazie. Generazioni, noi, per tutta la nostra comunità. Grazie, noi Presidente lo riceviamo, grazie Pietro, a nome di tutto il presbiterio, di tutti i preti della diocesi di ieri e di oggi. Aspettate, e quelli che verranno. Facciamo le foto, grazie. Prego, al centro del palco. Ecco, perché tutto ciò che ci ha insegnato Don Saverio continua ad essere testimonianza autentica e vera. Grazie. Grazie a Don Vittorio, grazie a Mario De Grazia, a tutti i figli spirituali di Don Saverio. E adesso c'è un altro momento di musica. Il maestro Sinopoli dovrebbe tornare in postazione. Prego. Ivan Mancini, Flavio Nicotera, Francesco Sinopoli. Io mi sposto.
Maestri, grazie. Ci rivediamo fra poco. E adesso passiamo ad un'altra premiazione, perché l'associazione ha tantissime menti e quando dobbiamo organizzare questa serata poi cerchiamo di mettere insieme le idee migliori. Ed effettivamente questa premiazione va ad omaggiare un lametino illustre, un San Biasino addirittura, un pittore, un artista di gran fama, che ha una carriera, un curriculum incredibile. Condensare i curriculum dei mostri sacri, che ne so, del teatro, dello spettacolo, dell'arte, è difficilissimo. Si è diplomato all'Accademia delle Belle Arti di Brera, ha esposto in tutta Italia, dal 2000 con collaborazioni con grandi artisti. Attualmente collabora con la Galleria On Art di Firenze. Nel 2017 ha partecipato alla Triennale di Arti Visive di Roma, ha esposto alla Biennale di Venezia nella mostra collettiva Grazia Italia. Di recente è stato inserito nell'Atlante dell'arte contemporanea edita da De Agostini e nel 2021 sarà nuovamente tra gli artisti della Triennale delle Arti Visive a Palazzo Borghese a Roma. Sto parlando del maestro Francesco Spatara, che abbiamo l'onore di avere con noi questa sera. Un San Biasino che si è trasferito nell'Ogliastra, nella magnifica Sardegna, ma che non dimentica la sua terra. Maestro, grazie di essere con noi. No, grazie. Prego. Si sente. Grazie, sì. A voi per l'invito. Per me è stata una cosa inaspettata, perché non mi sarei mai aspettato che a San Biase, appunto, ci fosse un'associazione che si ricordasse di lui. Ma esattamente, no. Perché comunque io sono nato a San Biase, naturalmente nel 60, trapiantato in Lombardia e adesso in Sardegna. Quindi ritornare a San Biase per me è sempre un piacere, un onore comunque, perché ho qui ancora dei fratelli che rivedo sempre ben volentieri, sono amato da loro e quindi io amo la Calabria, perché comunque è il mio paese natio. Ringrazio. Maestro, stanno scorrendo alcune delle sue opere. Ci vuole dire qualcosa, qualche aneddoto su queste opere? Ah, ecco le mie opere. Io mi metto da questa parte così. Sì, sono alcune opere dipinte anni fa, qualcuna anche di adesso, 2006, sono dei lavori che comunque vogliono raccontare attraverso delle nature morte, attraverso dei paesaggi, anche dei nudi femminili, e voglio raccontare un pochino la vita di adesso, la vita di ogni uomo. Io racconto un po' il disagio sociale dell'essere umano, soprattutto in questo periodo di pandemia. Quindi la sofferenza, la depressione, l'ansia, e la racconto attraverso dei corpi che si dissolvono, no? Quasi come appunto, voglio dire, corpi che non sono più umani. Ecco, quindi la mia ricerca... Che si smaterializzano praticamente. Come? Si smaterializzano. Maestro, ma qual è il colore del dolore, del disagio, della sofferenza? C'è una sfumatura particolare? Beh, no, ogni artista ama dei soggetti, ama dei colori. Io amo tutti i colori, perché comunque io racconto nei miei quadri la sofferenza, ma io non sono sofferente, credetevi, sono abbastanza solare, felice, eccetera. Però voglio raccontare quello che gli altri non possono raccontare con la pittura. Quindi io sono portavoce degli altri e lo racconto appunto nelle mie opere. Quindi racconto la parte forse più meno bella della vita, perché le mie opere sono abbastanza drammatiche. Questo è un viso di una ragazza, ma vedete che il viso non è un viso sereno, non è un viso realistico, ma negli occhi, nella bocca, comunque nell'insieme, notate questa amarezza, no, della vita, appunto perché sono donne colpite nel profondo e tutti noi abbiamo comunque, siamo colpiti nel profondo, abbiamo sempre qualcuno che ha perso una persona cara
Ecco, quindi questo dolore io lo racconto nelle mie opere. Davanti ad una tela, Francesco Spatara diventa pittore, diventa artista e poi naviga, no? Nel mare magnum della fantasia e della creatività. Ma c'è ancora un universo che non ha esplorato, che vorrebbe esplorare con le sue tele, con le sue opere? L'universo? il mondo intero è, come dire, si può navigare, no, nel mondo, quindi è proprio la realtà che ci dà lo spunto, l'idea, la voglia di entrare dentro e di trar fuori quello che in genere noi non vediamo. E questo comunque è il mio compito, il compito degli artisti in genere, è di dipingere ciò che non si vede ma si sente dentro. Quindi è l'immanenza che viene fuori, è un'arte maieutica anche in questo senso. Sì, anche questo, sì. Ecco, questo non è, ecco, questo crocifisso l'ho voluto mettere appunto perché sapevo che c'erano anche dei sacerdoti, no? Stasera presenti, il vescovo. Quindi è un omaggio, no? Anche alla Chiesa. Esatto, quindi questo crocifisso l'ho dipinto molti anni fa, ero giovane, non ero ancora entrato nella mia arte. E questa è l'unica scultura che io ho fatto, appunto, che ho donato alla mia parrocchia. È una scultura alta 3 metri, quindi non è proprio piccola. Ed è stato veramente, come dire, ero emozionato perché dovevo scolpire un corpo, un grande corpo, no? Perché questo è il corpo di Cristo. Quindi è raffigurarlo come uomo, non come un essere sovrumano, no? Ma proprio un uomo. Un uomo morto in croce e poi naturalmente risorto. E questo corpo vuole essere il corpo di tutti noi, perché noi siamo comunque siamo sempre sofferenti dentro, e Cristo in questa immagine la rappresento, ma è una sofferenza pacata, cioè lui è andato incontro alla morte perché doveva morire, quindi è andato incontro alla morte serenamente, e quindi insomma questo per me è stato un grande onore, scolpire un corpo come questo. Maestro, la bellezza dell'Ogliastra, la bellezza selvaggia della Sardegna, ha qualcosa in comune con la natura selvaggia, la natura aspra della Calabria? Sì, sì, ce l'ha, perché la vegetazione è uguale, voglio dire, mi sembra appunto di tornare in Calabria, però di rivedere la Sardegna, perché comunque è molto comune, non è molto differente, e quindi mi sento doppiamente a casa. Benissimo. Francesco Sinopoli è sparito, ma Francesco Sinopoli deve premiare, perché è proprio il maestro Sinopoli che la premia. I premi sono degli oggetti, ma sono ricchi di sentimento, di passione, e quindi vuole essere un omaggio a lei, artista lamentino, che ci rappresenta con la sua arte nel mondo. Ecco, Pietro Mendicino ci porta la targa, consegna il premio il maestro Francesco Sinopoli per il maestro Francesco Spatara. Orgogliosi di avere un lametino che ci rappresenta nel mondo dell'arte. Io non parlo mai, però una parola lo devo dire. È un premio molto speciale per me darlo a lui, perché diciamo che quello che io in piccolo so fare, sono cresciuto con lui, sono cresciuto con la sua arte, sono cresciuto quando lui dipingeva le prime cose, io avevo pochi anni, sono cresciuto proprio con lui, letteralmente, perché lui è il fratello di mia mamma. Quindi mi ha trasmesso molto, e tanto devo a lui. Ecco, quindi, grande emozione stasera con i nostri maestri. Grazie ancora maestro Spatara, non si dimentichi della sua Calabria. Allora noi dovremmo, maestro Sinopoli, lei deve tornare in postazione perché adesso c'è la ballata. Con gli altri maestri siamo al momento del teatro. Potevamo dimenticarci del teatro? Assolutamente no. Sapete bene che noi facciamo, ogni volta diamo un piccolo spazio al teatro. Questa sera è sempre naturalmente Salvatore De Biasi, il nostro autore, che ci mette a disposizione la sua opera, e questa sera ha scelto una ballata, Pantarei. È una ballata in italiano,
abbandoniamo il vernacolo solo per questa sera, ma c'è sempre la nostra Calabria, la Calabria di ieri, di oggi, chi partiva ieri con la valigia di cartone, chi parte oggi col computer la 24 ore, questa Calabria forte, bella, che ride, sorride, balla, forse per nascondere il grande dolore che ha dentro. Non vogliamo essere pessimisti, non vogliamo flagellarci, vogliamo dare una immagine forte, intensa e passionale della nostra terra, grazie a Pantarei di Salvatore De Biase. Allora, suonano i maestri Sinopoli, il maestro Mimmo Caruso al mandolino, i lettori, ecco, il lettore del gruppo artistico, Pino Mete, Tonino Arcieri e Filomena Cervadoro. Pantarei di Salvatore De Biase. Perché in Calabria nulla cambia e tutto resta fermo, immobile, immutato, invecchiato come la nostra miseria che da secoli mostra i solchi sul viso della nostra terra calabra. Noi, abituati a partire, a sue fatti al poco, allo stare zitti e rassegnati agli esigui diritti. Noi, da sempre in attesa del proprio riscatto, costantemente raccontato, nelle aule del Parlamento, nei comizi elettorali, nelle sedi regionali e comunali. Nulla cambia, tutto resta fermo, immobile, immutato, statico, inalterato. E i poveri di questa terra amara, quelli oramai hanno il vizio di starsene ai margini del loro dolore e nel vergognoso silenzio scelgono le periferie, non hanno altre vie. Ma cos'è questa? Dignità o vergogna? O forse sfuggire da una assegnata menzogna? Qualcuno si è mai domandato perché nel sud si canta la calabrisella e si balla una musica allegra come la tarantella? Thank you.
forse non ci sono motivi per tanto rallegrarsi, ma quando il nervo dell'amarezza si ostina a lottare, lì il sud inizia il suo tarantolato danzare. Sorrisi nel pianto? Come definire il nostro patire? E allora, Calabria mia, almeno tu parla, racconta, racconta a tutti dei poveri veri che nascono e crescono al sud, ma sono onesti ed anche sinceri. Raccontalo, raccontalo, che poi partono per un nord grasso, sì, a volte sfruttatore, e partono anche fuori nazione, portandosi tutto l'amaro sul proprio groppone. Gridalo che dalla tua terra i poveri partono ovunque e comunque, in silenzio, per alleviare i pesi e i bisogni del loro vivere quotidiano. E a nessuno, tutto questo sembra strano. Richiama le coscienze sul perché il sud ha una povertà quasi muta, non vista, poco discussa, non considerata. E quando accade, si va a votare. Batti i pugni per quei poveri che nel sud non si vedono, stanno stipati in silenzio nelle loro anguste abitazioni, spesso nelle case popolari, e aspettano per sentirsi italiani e non un popolo dei lontani. Grida, grida ai sordi, grida, che spesso per dignità il povero del sud la sua indigenza la nasconde, non la vuole ammettere, non vuole mostrarsi infelice. E il perché tu lo sai. Gli sventurati, i maltrattati, sono spesso caniati, allontanati, emarginati. Ripetilo, che forse in Calabria la povertà continua a essere considerata una vergogna. E non la si vorrebbe mostrare perché fa male, male, male! A denti stretti domanda a chi muove le fila del potere e risponde del nostro vivere quotidiano. Ma la colpa della povertà è dei calabresi? O di chi dalla presunta unità d'Italia voleva le colonie e ha raccontato fandonie? A questo punto, calabresi, chiediamo con rabbia misurata: perché ancora siamo il sud, ovvero sinonimo di esclusione, di bisogni, di indigenza, di privazione? Domanda:
perché i calabresi corrono amaramente e velocemente verso un'altra fine, con uno spopolamento senza confine. Siamo calabresi, sì, siamo calabresi, quelli i cui figli seguono le orme dei padri, continuano ad andare via. Tanto a chi interessa se seguono la triste scia? Noi esistiamo solo quando si parla di criminalità. Quella sola esiste, e non la nostra povertà. E allora diciamolo in un solo grido, lancinante, intenso, penetrante. Basta! 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 Nel vedere noi del Sud antichi briganti e mafiosi. Noi siamo solo e soltanto un popolo di orgogliosi. Basta vederci figli di una terra imbrattata dai criminali. Interrogatevi invece se ci volete poveri e anche disuguali. Pantarei. La risposta è: in Calabria non direi. Si porta dentro tanto dolore nel cuore, ma che vuole ridere, ballare e sognare. L'emigrante di ieri e di oggi, la Calabria che sorride nonostante tutto. I nostri lettori del gruppo artistico Tonino Arcieri, Filomena Cervadoro e Pino Mete, il maestro mandolinista Mimmo Caruso, Francesco Sinopoli, grazie a Salvatore De Biase che ancora una volta ci ha concesso di poter mettere in scena una delle sue opere. Omaggio alla Calabria che amiamo e che non è solo terra che deve essere marchiata a fuoco, ma che è terra di grande passione. Grazie ancora a tutti voi, Marcello Pagnotta, Giovanna Pullano, Pino Mete, Filomena Cervadoro e Tonino Arcieri. Allora, siamo ad un altro momento finale, siamo in realtà al gran finale e io vorrei far salire sul palco Salvatore De Biase. Perché Salvatore adesso deve intrattenersi. Ah no, c'è il momento musicale, scusate. Allora Salvatore, accomodati qua perché dopo tocca a te. Avevo saltato il momento musicale, Francesco De Biase e Francesco Sinopoli. Piaciuto?
E devo dire che la bravura di Francesco De Biase è ormai indiscussa, è stato nostro ospite anche un mese fa a Festa d'Estate. Grazie a Francesco Sinopoli che ogni anno riesce a trovare, a scovare i nuovi artisti emergenti. Facciamoglielo un altro applauso a questo ragazzo che merita veramente tanta fortuna, tanta tanta veramente. Allora, maestro De Biase, da quella parte, perché questa poltrona la dedichiamo al nostro ultimo ospite, naturalmente ultimo solo in ordine di apparizione. Prego. Io prima di chiamare sul palco appunto il nostro premiato, devo ricordare, perché chiedo venia, ho dimenticato di dire che siamo in diretta Facebook su lomezzeterme.it, grazie all'editore e giornalista Giuseppe Donato che sta curando la diretta, quindi un applauso a lomezzeterme.it, l'avevo, scusate, ormai alla mia veneranda età qualcosa dimentico. E poi devo citare gli sponsor: GRC Trasporti di Esterina Masi, azienda di trasporti nazionali, Il Regno delle Carni, Pizzeria L'Incanto, Notaio Pizzoni, azienda agricola Talarico Carlo, Sala Mostra Lina Orlando, Confelp di Maria Teresa De Biase, intermediario assicurativo Vincenzo Parlati. E io ringrazio ancora una volta tutti i collaboratori che avevo già citato all'inizio della serata, perché senza di loro non avremmo potuto fare nulla. Allora, noi dobbiamo chiamare un grande ospite e anche in questo caso il curriculum è mostruoso, quindi condensarlo è difficilissimo. È docente di lettere classiche, scrive in latino e greco come se niente fosse, esperto di filologia neotestamentaria, è uno dei massimi studiosi del pensiero di Gioacchino da Fiore, filosofo e teologo del Medioevo, citato da Dante nella Divina Commedia. Scrive per diverse testate giornalistiche, ha scritto dei saggi, si è dilettato anche a studiare il dialetto, ha scritto delle fiabe musicali, ultimamente ha pubblicato un libro su Carlo Acutis, il beato Carlo Acutis, e per Repubblica ha pubblicato anche un saggio, il saggio Enea, il primo dei migranti, introdotto dal commento di Concita De Gregorio. Queste sono solo alcune delle cose che ha fatto e che continua a fare. È uno degli intellettuali più stimati in questo momento nel panorama culturale europeo. Sto parlando di Francesco Polopoli. Prego. Non so, non è, sì, eccolo. Salvatore, prego. Facciamo, ecco, quest'ultima conversazione. Il professore Polopoli, è veramente un onore averlo qui. Francesco, buonasera. Ciao Francesco. Allora, accomodatevi, facciamo un'ultima piacevole, ce lo auguriamo, conversazione. Maestro, che dire? Io ho detto solo due cose. Io gli do del tu perché non posso dargli del lei. Lo conosco, siamo amici. Dovrei essere, ecco, diplomatica a dargli del lei, però io ti devo dare del tu, Francesco. Sei una mente, sei un mostro. Come faccio a dire tutte le cose che fai, tutte le cose che sei? È veramente un piacere per me, è un onore premiarti insieme a Salvatore De Biase, tra poco ti consegnerà il premio anche il dottor Cataldi. E che dire, sei un lametino doc. Salvatore, il maestro è emozionato. Sì, allora io innanzitutto vi chiedo scusa il ritardo, i tempi, i dolori vissuti, i sorrisi che potevano esserci ma che ci sono stati dentro di noi, pensando che si sopravvive agli eventi anche quando si sta assieme. Noi stasera siamo assieme per sopravvivere e per, dopo aver vissuto quello che c'è stato. Saluto tutti voi con il cuore. Aver ascoltato la San Nicola che ha dedicato queste attenzioni all'Italia, alla Bergamo, a quei momenti è stato un motivo per me di orgoglio. Ieri sera ho accompagnato il dottor Marinoni con la moglie a far vedere la Calabria positiva. La Calabria e la Lamezia a cui noi guardiamo, e dallo sguardo, dai sorrisi, dalle attenzioni, dalle sottolineature che abbiamo ricevuto, ci ha inorgogliti. Sentitevi orgogliosi, perché noi abbiamo parlato di quella Lamezia che vogliamo, quella Lamezia termale,
bellissima, che merita sempre di più, di quella Lamezia delle montagne, delle colline, delle pianure, dell'agricoltura, della cultura magno-greca, di quelle cose di cui si parla poco e noi con dolore purtroppo quando capita lo dobbiamo sottolineare. Stasera la bellezza della Pacchiana, di Giovannella Nostra, la bellezza di quella recitazione, io pianto, ve lo dico, sapete che ho 42 anni e mi emoziono con facilità, ma stranamente scrivere una cosa che tu senti nell'animo, perché come diceva l'artista Spatara prima, uno si guarda dentro e scrive fuori le cose che sente veramente nell'animo e poi ti accorgi che quando le dicono gli altri tu piangi, ci sarà un motivo che il sentimento interiore porta all'esterno anche le lacrime di gioia. Ero felice di quello che stava accadendo attraverso la San Nicola e vi chiediamo scusa se vi abbiamo fatto attendere un po' di più ricordando storie tristi passate, però siamo anche orgogliosi che quando la famiglia Marinoni se ne andrà in quel di Bergamo dirà: ma guarda, io ho conosciuto la Calabria del Corso Numistrano di Nicastro, ho conosciuto le terme di San Biase, ho conosciuto il centro storico di San Biase, ho conosciuto l'arte culinaria, abbiamo mangiato patate, taruga, patate pacciusi. Allora spieghiamolo, che ieri sera noi abbiamo fatto una cena con un momento di convivialità davanti alla sede dell'Associazione San Nicola, che è proprio nel centro storico di San Biase. Abbiamo mangiato un ciaruga, e allora, proprio nel vicolo. Quando noi avevamo paura non di sbagliare, di non essere cortesi, disponibili, i calabresi dal cuore grande, i calabresi che portano le forze dell'ordine sempre nel nord, i calabresi generosi, avevamo paura di sbagliare, dicevamo: ma siete contenti? Perché noi volevamo mostrare il nostro cuore, il nostro animo, la nostra tenerezza, e la volevamo mostrare con la riconoscenza, stranamente, su una questione che ha invaso il mondo intero, su una pandemia, dove abbiamo visto che lottavamo per un'Italia unita veramente nel dolore in quel momento, dove ognuno cercava di dare il proprio contributo. Io ho in famiglia, per esempio, un aspetto medico, mio figlio lavora nel mondo sanitario e so che cosa significa. Io ho vissuto 43 anni nel mondo sanitario e so che cosa significa. Oggi noi stasera, indirettamente, vi diciamo indirettamente nel senso che voi porterete la nostra testimonianza, noi vi diciamo grazie per essere venuti, grazie per averci sorriso e grazie perché porterete la testimonianza di una Lamezia sana, bella, viva, ricca, termale, dove i giovani, avete visto ieri sera, erano nelle piazze, nel modo più naturale, semplice e giovanile del termine. Quindi portate questa testimonianza di positività, se la meritiamo. Diversamente raccontate la storia che raccontano tutti. Noi ci abbiamo tutti. Messo il cuore. Grazie. Allora, per Francesco Polopoli, che stasera riceverà la Rosa nel Bicchiere. La Rosa nel Bicchiere è un premio che abbiamo coniato ad hoc, che si ispira ad un famoso componimento di Franco Costabile, che è un poeta lamentino, uno tra i più grandi autori della letteratura italiana del Novecento. E ci sembrava giusto quest'anno assegnarlo a lui, proprio perché Francesco Polopoli è la letteratura, è la classicità, è il cantore della classicità. Il passato e il futuro. È il passato e il futuro. E la senatrice Laura Granato, sapendo che avrebbe ricevuto questo premio, ha inviato questo messaggio. Francesco Polopoli è una figura a tutto tondo, una grande spiritualità che si coniuga in modo leggero e coinvolgente, con una cultura ed una erudizione non comuni. Le sue liriche sono piene di note, di sapere antico, di curiosità, che con grande creatività lui sa attualizzare in un contesto letterario e di vita legati alla sua terra. L'ho conosciuto e apprezzato innanzitutto come persona, ma immancabilmente come artista, come filologo, come brillante conferenziere. Una personalità sensibile, dotata di grande umanità, amico sincero, una figura poliedrica di grande spessore, una perla rara della nostra terra che dobbiamo tenerci cara. Più che meritata l'attribuzione a lui del premio La Rosa nel Bicchiere, anche se impegni familiari mi impediscono di essere fisicamente presente, è come se fossi qui con voi a rendergli onore per questo premio che arricchisce il suo già importante e sostanzioso curriculum. Auguri Francesco, per Aspera ad Astra. Bianca Laura Granato.
Adesso tocca a te. Mi tocca qualche parola come ringraziamento. Non nascondo che di fronte a queste parole sarei tentato di essere devoto a Tacita Muta, la dea del silenzio, però delle parole toccano, cioè delle parole così toccanti meritano, come dire, una riflessione. Intanto mi sento emozionato perché quando si parla di Bergamo si parla anche della mia esperienza lavorativa. Un po' Bergamo è mia patria di elezione, lì ho avuto il mio ruolo tanti anni fa. Ricordo quando la dottoressa Capitanio mi chiamò per telefono, allora c'erano 14.000 posti disponibili sul territorio nazionale, e mi disse, professor Polopoli, le sto convocato sulla classe di concorso X a tempo indeterminato, quindi valigie di cartone, tra virgolette, e l'inizio della carriera bergamasca. Bergamo è un'oasi di lavoro, è un'oasi di possibilità di lavoro. Lì ho sperimentato quanto le risorse siano toccate a tutto tondo. Dopo 2 anni circa ero già membro cultura e istruzione della Comune Bergamasco. Fui tra i primi ad essere ingaggiato dal Comune a visitare le foibe di Basovizza, allora un terreno inesplorato dal punto di vista storico. Ero insieme all'assessore Carla Ferrati in questo itinerario bergamasco, triestino e sloveno. Bergamo ricorda anche la mia esperienza teatrale, perché per 2 anni sono stato referente teatrale dell'Interland bergamasco. Io l'ho detto che ha fatto milioni di cose, ma non si possono condensare in una presentazione, l'ho detto. Ricordo tra piacere e dolore Chignolo d'Isola, lì c'era il teatro stabile, ricordo come con bici oppure a piedi, ogni sabato procedevo da Terno d'Isola a Chignolo d'Isola. Chignolo è il paese di Chiara Cambirasio, quindi sì. Quando il TG ha messo in rimbalzo la vicenda triste di quella adolescente scomparsa, mi è venuto in mente tutto quel tragitto in solitudine che facevo appunto da Terno a Chignolo. Quindi ho immaginato a ritroso anche la fatica di questa adolescente tra lembi di terra scoperti da abitati, se non da un cimitero che fa da spartiacque appunto tra i due paeselli bergamaschi. Insomma, Bergamo tocca le mie corde e il mio cuore, perché senza il diaframma della bergamasca non avrei cominciato a nutrire quelle attitudini che poi si sono trapiantate a San Giovanni in Fiore per 10 anni e adesso a Lamezia, perché adesso è docente al liceo fiorentino di Lamezia. A San Giovanni in Fiore ho sperimentato la figura di Gioacchino da Fiore, che è stato un tema vincente non soltanto in loco ma anche in Europa. A Budapest l'ambasciata mi ha come dire introdotto, prima di aprire un convegno internazionale su temi di diverso genere, e lì ho pensato di dover promuovere un autore della nostra calabresità, che è appunto Gioacchino da Fiore. Ultimamente ha partecipato anche a un'altra conferenza a Ginevra, giusto? Sì, recentemente a gennaio ho partecipato ad una conferenza di italianistica
ho vinto la selezione e anche lì ho pensato di promuovere il territorio con una tematica calabrese, perché ritengo che questa terra Cenerentola meriti un'attenzione, voglio dire, negli ambienti in cui si tengono, voglio dire, delle tematiche di alto spessore. E il calabrese è un uomo di alto spessore, visto che Gioacchino nel Medioevo era ritenuto un maestro di civiltà europea. Quindi teniamoci le nostre risorse e promuoviamole al futuro, visto che abbiamo potenzialità e molto potenziale. Io chiamerei Emilio Cataldi sul palco, perché Emilio Cataldi e Salvatore De Biase consegneranno la rosa nel bicchiere a Francesco Polopoulo, che io ringrazio immensamente per essere stato qui. Dottore Cataldi, a lei la chiusura di questa serata. Siamo arrivati alla fine anche stavolta. Siamo intanto stati anche abbastanza solleciti quest'anno, ecco, rispetto non siamo stati passato troppo lunghi. Quindi io sono particolarmente lieto di fare la conoscenza anche del professore, che non aveva avuto modo finora. San Biasino d'Occa anche lui, ma questi San Biasini che ne abbiamo sono dappertutto. Ma un po' sono San Biasino anch'io, perché lo sapete che le origini della mia famiglia sono di San Biasi. Mi piace dirlo tutto sommato, perché è un punto di merito anche questo. Sì, vabbè, assolutamente sì, ormai parliamo di lamentinità. Sono veramente lieto e onorato di contribuire alla premiazione assieme all'amico De Biasi. Io stasera ricevo il regalo più bello del mondo, che è quello di poter partecipare ad una vicinanza tra un imprenditore che ha creato l'immagine della città, Lamezia Terme, e una figura di così tanto spessore che porta il passato verso il futuro rappresentandolo nel presente. E abbiamo tanto bisogno di questi esempi di queste professionalità. Allora, la rosa nel bicchiere quest'anno va a Francesco Polopoulo. Felicissimi di premiarti. Allora, Francesco, questa è tua. Foto di rito per il professore Polopoulo, grandemente. Grande studioso, orgoglio per la nostra Lamezia, per la nostra Italia, perché la cultura poi non ha confini. Grazie, grazie ancora. C'è un ultimo momento musicale, se non vado errato. Maestro Sinopoli, chi c'è adesso? Chi suona ancora? Allora, abbiamo... Allora, il clarinetto, il mandolino e Francesco Sinopoli al pianoforte. Grazie ai musicisti che ci hanno accompagnato, grazie al gruppo artistico, all'Associazione San Nicola che ancora una volta ha organizzato questa serata e naturalmente alle terme che ci hanno ospitato, perché se non avessimo questa straordinaria location non potremmo fare questo tipo di evento. Grazie a tutti voi. Saluto il generale Alessandro Polidori, che è ospite, e anche i militari dell'arma capitanati dal maresciallo Medici questa sera. Grazie a tutte le autorità, a voi ospiti, e buona estate.
Oh, no, no, no.